A distanza di un anno dallo sgombero del mercatino etnico delle aree di risulta, occorrono risposte certe con la conclusione del percorso avviato dall'amministrazione comunale per rendere operativa al più presto la soluzione trovata con il nuovo mercatino da riaprire sotto il tunnel della stazione. Questo è il senso del presidio di questa mattina sotto Palazzo di Città a Pescara da parte dei rappresentanti della CGIL, di Rifondazione Comunista e delle comunità degli immigrati bengalese e senegalese. Non è un presidio pacifico, giusto, sono due cose che chiediamo. Uno, non contro la giunta comunale di Pescara, contro il consiglio comunale di Pescara, per poter ridare le risposte che noi attendiamo già da tanto. Quali sono le persone adesso presenti? Sono due comunità, senegalese e bangladese. Per quanto riguarda tutti quanti, sono lavoratori autonomi, in cui bisogna dare la possibilità di poter svolgere la loro attività. Poi due, per quanto riguarda la stazione, mercato che è già sgombrato, vogliamo la risposta. Siccome la destra sta cercando di strumentalizzare questa situazione, non la vogliamo. Tre, vogliamo un tavolo permanente per poter dare le risposte a tutte le problematiche inerenti al lavoro autonomo. Quanti sono gli ambulanti che sono rimasti dall'anno scorso dopo la chiusura del mercato senza lavoro? Sono tanti, sono 120. Noi partecipiamo con una cosa di diritto per gli stranieri, per fare, per anche vedi, è venuto tanta gente che lavorava tanti anni, più di 30 anni loro lavoravano, adesso ho perso il posto, per loro problema di famiglia, perciò di questo. Incontrerete il sindaco, cosa chiedete al sindaco di Pescara? Noi chiederemo semplicemente al sindaco di Pescara quello che ci ha promesso un anno, esattamente due settimane fa, cioè di riaprire uno spazio di lavoro per i senegalesi che sono stati, diciamo così, separati dal loro luogo di lavoro, dalla loro fonte di vita. Questo ci ha portato a una situazione di limite. Noi diciamo al sindaco che bisogna riaprire velocemente questo mercato perché i tempi iniziali erano 3 mesi, adesso siamo a un anno. Tu prova a immaginare semplicemente un padre di famiglia che rimane un anno senza risorse di vita. Vogliamo favorire politiche di integrazione, vogliamo farlo attraverso naturalmente percorsi di piena legalità. Su questo fronte noi siamo, ripeto, al lavoro da tempo. Certamente la disponibilità a un confronto ampio c'è sempre stata e la ribadisco anche in questo momento, in quanto credo che più che mai oggi su questa materia sia necessario il dialogo e non le palizzate intese come contrapposizioni, talvolta anche un po' troppo ideologiche. La soluzione resta quella del nuovo mercatino sotto il tunnel della stazione? La soluzione su cui stiamo lavorando è quella così come individuata anche da una risoluzione del Consiglio Comunale, nella cui direzione continuiamo a muoverci, perché nell'ambito delle opzioni sul tavolo quella resta la migliore possibile.